kasher anuk tir kein ak malak zrile ruhelam memba. Patti Pravo, un artista che ha incantato diverse generazioni, apprezzata non solo per la sua bravura ma anche per le musiche originali che propone. Da diverse settimane ha presentato un nuovo lavoro dedicato all'artista Dalida. Il titolo è Spero che ti piaccia pour toi. È un album, un lavoro che presenta tre brani cantati in lingua araba. Perché questa scelta? Beh, è un po' strano perché due estati fa mi sono fermata a Gallipoli, ero in tour, mi sono fermato 2 o 3 giorni e ho rincontrato Antoine, che è una persona che lavora con il fratello di Dalida e anche lavorava con Dalida ai tempi, no? E tra una battuta e l'altra mi propose così di fare questo lavoro. Io non l'ho preso molto sul serio, anche perché mi sembrava un po' di usare una persona deceduta e così lasciai decadere la cosa. L'estate dopo, la signora Martini, che è la mia ufficio stampa che avete conosciuto, sta dietro la telecamera, incontrò un certo Grillotti, che era la casa discografica parigina, eccetera, no? E gli propose la stessa situazione. Io, sai, col senno di poi, ho pensato che tutto sommato, innanzitutto io lo conoscevo e mi era una persona molto simpatica. E quindi diedi un altro significato alla cosa. E pensai appunto di approcciarla. Approcciare una discografia come la sua è peggio che approcciare la mia, ecco. E quindi chiamai Dossena e gli feci fare il primo ascolto, anche perché lui aveva già collaborato con la stessa Dalida. E mi portò circa una cinquantina di pezzi. Da quei 50, per valore di testi o per mio piacere, ho scelto questo. Non è la prima volta che interpreta brani in lingue straniere. Si è cimentata precedentemente con il cinese, il francese invece è una lingua che le è molto familiare. Perché sceglie di provare queste nuove esperienze musicali cantando in altre lingue? Solo per seguire nuove musicalità che ispirano queste lingue oppure per conoscere nuove culture? Beh, è fondamentale innanzitutto conoscere il pensiero viene con la parola e capisci che come pensa qualcuno. Per esempio l'arabo mi ha stupito, non più di tanto perché venendo già dal cinese che passa dalla porta d'Oriente, va a finire sulla galassia d'Occidente e poi arriva, anche l'arabo è una lingua che comunque fa sognare, perché basta una per cambiare totalmente tutto. E quindi mi piace in ogni caso. Poi il cinese mi è venuto perché venivo da un viaggio molto lungo, perché mi ero riproposto di fare la stessa strada di Marco Polo, e quindi mi sono fatta 9 mesi perché mi sono passata 3 guerre. Quindi sono trovata a Pechino e poi mi ha fatto piacere fare quel disco perché sono stata anche la prima, non europea, ma bianca, diciamo così, bionda, che ha presentato una trasmissione che andava via satellite. Avevamo 1.380 milioni di persone, ma la cosa divertente è che me lo fecero presentare e il presentatore che stava con me, che era il più grande cantante a quel tempo della Cina, lui cantava in inglese e io cantavo in cinese. Lui parlava in inglese e io parlavo in cinese, che è una cosa abbastanza, non è facile. Buona yama kunt bofa karfia, uba saliana, yatarama buda, uelbi mahfurfia. Nell'album vengono proposte
tre canzoni cantate in lingua araba. Una è una riproposizione, una traduzione di un classico della canzone melodica napoletana. E altre due invece sono del repertorio arabo. La più famosa, importante e conosciuta è Salma Ya Salama. Un brano che parla di viaggi nel mondo, parla di pace e di ritorno in patria. È quasi un inno all'immigrazione. Certo, questo è un po' lo spirito, naturalmente, quando si affrontano certi viaggi, ci si affida sempre alla natura e al rispetto, e quindi anche se cantando si canta una preghiera, un inno di pace, in questo caso di Salma. Ma a me non piace la parola globalizzazione, perché per ora mi sembra sia avvenuta per volontà o per sfruttamento di guerre, sobillare persone, cercare soprattutto di non rispettare la loro cultura. Io sarei felice di poter incontrare, come incontro a San Francisco e Los Angeles, eccetera, persone di altre razze che sono molto ben addentro e vengono rispettate quanto gli altri. In Italia è un po' più difficile, forse perché abbiamo avuto grandi imperi e ci piacerebbe tenercelo, ma non ce l'abbiamo più. E quindi spero che ciò avvenga con il rispetto delle varie culture. Senta, lei la canzone Salma voleva proporla anche a Sanremo, sì, no? È legata ad un messaggio, ecco, questo messaggio di incontro tra le culture. Sì, e poi purtroppo questo, la cosa non è andata, no? Sì, volevo cantare Salma e poi un pezzo mio, I giorni dell'armonia, io anche compongo delle volte. Sì. E, proprio come inno di pace, e poi soprattutto mi sembrava stesse bene tutto sommato. Poi è venuta fuori anche la storia del burka, no? Questa roba qui, ma queste sono sciocchezze. Nelle arti la commistione tra culture è quasi naturale, anzi forse ha arricchito le arti, e soprattutto nella musica, se pensiamo ai generi musicali moderni, nascono dalla commistione di tradizioni musicali di diversi popoli. Questo è più difficile quando la commistione e l'incontro tra culture riguarda la vita quotidiana di tutti i giorni, è più difficile quando l'incontro avviene con l'immigrazione. Oh no, per carità, l'arte io penso faccia bene all'anima, ma non ha nulla a che vedere con la politica, non ho mai visto nulla cambiare di politica con la musica, per esempio. No, no, l'arte fa bene a noi, fa bene alla nostra salute, quando è bella e ben fatta. Non credo che con una canzonetta si possa... Ma sai, è qui il problema, perché non ci sono delle strutture, non c'è la politica che ha l'ampiezza di dare gli spazi, perché siamo animali e gli animali, come sappiamo, hanno bisogno dei loro spazi. Anche noi abbiamo bisogno dei nostri spazi. Quindi se noi avessimo una bella Chinatown, sarebbe un bello scambio di cultura, ci farebbe anche bene agli occhi andare a vedere queste belle cose rosse, laccate, lasciare le loro scritture. Quindi farebbe solamente bene avere svariate culture che convivono nella loro interezza e nel rispetto comune. Lei è ricordata come la ragazza del Piper. La offende questo? No, no. No. Ringraziamo Patti Bravo per questo incontro e le chiediamo a questo punto un saluto per tutti i nostri ascoltatori di lingua araba. In araba, salam. Il dunya kibira, ubraha kitira, la fet, la fet, la fet. Ulamana dan.